Oggi, a passato e presente, parleremo della battaglia di Gallipoli o della battaglia dei Dardanelli. Di che si tratta? Siamo alla fine di febbraio del 1915, è iniziata la prima guerra mondiale già da qualche mese e l'Inghilterra e la Francia, ma soprattutto l'Inghilterra, decidono di attaccare l'impero ottomano appunto a Gallipoli. È una battaglia per i mari. Winston Churchill, che guida la marina inglese, decide di fare quella battaglia per alleggerire la Russia, che è loro alleata e che ha un duro scontro con l'impero ottomano. Pensano gli inglesi che sia una passeggiata, ma non sarà, come vedremo, una passeggiata. Verranno sconfitti inglesi e francesi, lasceranno sul campo 250.000 tra morti e feriti, e dalla battaglia verrà fuori come sconfitto Winston Churchill, però come noi sappiamo si rifarà e sarà poi il protagonista della Seconda Guerra Mondiale, il grande eroe del futuro della Turchia, Mustafa Kemal Atatürk. Di questo parliamo col professor Alessandro Barbero e con tre storici del futuro, tre giovani storici che si stanno laureando, sono già laureati, e sono Camilla Andreassi, Ada Nardacchione e Giulio Lupari. Professore, un breve riassunto di Gallipoli, della battaglia di Gallipoli, la battaglia dei Dardanelli e soprattutto del perché è così importante e poco conosciuta. Allora, prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale quasi subito si risolve in uno stallo. Sul fronte francese, tedeschi, francesi, inglesi sono fermi nelle trincee, non riescono a muoversi. Sul fronte russo stessa cosa, i russi da una parte, austriaci, tedeschi si picchiano frontalmente, non si muove niente. Una testa pensante a Londra, che si chiama Winston Churchill, dice: proviamo a sbloccare questa situazione. Non si può frontalmente, passiamo da sotto. Questa è una guerra mondiale. E allora, siccome alleata dei tedeschi è anche la Turchia, l'impero ottomano, noi con le nostre navi passeremo lo stretto dei Dardanelli, andremo a Costantinopoli, butteremo l'impero ottomano fuori dalla guerra, ci collegheremo con la nostra alleata, la Russia, nel Mar Nero. Insomma, capovolgeremo le sorti del conflitto. Beh, una geniale intuizione di Winston Churchill. Poi vedremo come la cosa andrà a finire. Però di per sé non è stupida come intuizione. Ma Churchill era uno di quei politici che sanno vedere, diciamo, le cose in grande, come ne nascono pochi nella storia, come un Napoleone o un Carlo Magno, insomma. Dopodiché Churchill ha avuto una grande intuizione e in pratica è andato tutto male. Aveva 40 anni in quel momento. Apriamo il primo capitolo, l'impero ottomano nella prima guerra mondiale. Autunno 1914. Mentre la prima guerra mondiale è in una fase di stallo, entra in guerra al fianco di Germania e impero austro-ungarico un nuovo protagonista, l'impero ottomano. Contribuisce a questa decisione il fervore nazionalistico dei cosiddetti giovani turchi. L'impero della Mezzaluna, già da alcuni anni definito il malato d'Europa, è visto come una delle compagini più fragili dello scacchiere eurasiatico. Nel primo quindicennio del secolo, questa sensazione è corroborata dalla continua erosione di territori, seguita ai conflitti con gli stati balcanici e con l'Italia. L'impero ottomano si presenta a molti osservatori largamente impreparato, sia sul piano degli armamenti che su quello dell'addestramento e della disciplina dei suoi soldati. Proprio per questo, il Kaiser Guglielmo dona due navi da guerra, la Göben e la Breslau, e invia istruttori tedeschi al fine di consolidarne, nel più breve tempo possibile, le capacità difensive. In vista della sempre più probabile apertura del nuovo fronte di guerra, i generali ottomani ordinano di minare massicciamente lo stretto dei Dardanelli, la porta che da secoli mette in collegamento l'Europa con il Medio Oriente.
Ha visto Lupari? Malato d'Europa lo definisce il filmato e effettivamente così lo definivano tutti. E infatti volevo chiedere al professore, questa idea che i paesi d'Europa hanno dell'impero ottomano, come influisce nella loro condotta della guerra? Influisce in modo decisivo, perché effettivamente l'impero ottomano, noi oggi ce ne ricordiamo poco, ma usciva da una serie di guerre disastrose, le guerre balcaniche, in cui era stato sconfitto da tutti, dai bulgari, dai rumeni, dai greci. Perfino l'Italia gli aveva portato via la Libia, e che una potenza di seconda categoria come l'Italia potesse sfidare l'impero ottomano e prendersene un pezzo, quasi senza fatica, ecco, dà veramente l'idea che questo impero sembrava indifeso. E questo significa anche che la sua alleanza è considerata secondaria. Churchill aveva commesso un errore incredibile allo scoppio della guerra. C'erano in costruzione nei dock inglesi due corazzate turche commissionate dall'impero ottomano, con un enorme sforzo patriottico, sottoscrizione popolare, i contadini dell'Anatolia avevano dato i loro risparmi per costruire queste due corazzate e ridare un po' di forza militare all'impero. Quando scoppia la guerra, Churchill dice: queste due corazzate dei turchi, già pagate fra l'altro, ce le prendiamo noi. E quando gli dicono: ma e se la Turchia ci dichiara guerra? La risposta è: ma tanto meglio, cosa importa? Ecco. Beh, c'è un errore però, adesso senza voler criticare Churchill, però quello di concepire un impero così importante e con una storia così lunga come qualcosa di cui poteva importarti poco è... per chi sa guardare lontano è un errore, perché adesso noi lo sappiamo, non per parlare del presente o troppo del presente, ma sappiamo che conseguenza ha avuto per il mondo la distruzione dell'impero ottomano. Certamente, direi che fra tutte le conseguenze della prima guerra mondiale sono le uniche che stiamo pagando ancora adesso, perché l'impero ottomano allora voleva dire tutto il mondo musulmano, tutto il mondo arabo, ecco. Allora, le potenze occidentali disprezzavano il mondo musulmano profondamente, lo consideravano un mondo arretrato e barbarico, e di conseguenza l'idea era: ce lo mangiamo noi. Forse non arriveremo a fare delle colonie, perché comunque la Siria o la Turchia sono paesi di troppo antica civiltà per ridurle a colonie, ma imporremo dei protettorati, comanderemo noi, il petrolio ce lo prenderemo noi. E così ancora durante la guerra francesi e inglesi si spartiscono il Medio Oriente. Lei ha detto una cosa importantissima, perché una delle conseguenze mai abbastanza calcolate della Prima Guerra Mondiale è l'innesco proprio nel Medio Oriente di una crisi che noi ancora oggi paghiamo, anzi è quella che soprattutto oggi paghiamo. Distruggere l'impero ottomano, dichiarare nel 1917 con la dichiarazione Balfour che gli ebrei hanno diritto a una patria in Palestina, far sì che attraverso la missione di Lawrence d'Arabia anche gli arabi aspirino a una patria in Palestina, per carità, tutte cose legittime, alcune delle quali meravigliose, però pongono le basi di un non ordine, chiamiamolo così, di cui oggi paghiamo le conseguenze. Certo. Ecco una delle lontane origini delle crisi nel presente. E poi specialmente questi stati che adesso si scopre che non sono stati e sono distrutti, la Siria, l'Iraq, erano stati disegnati col righello, tirando delle linee nel deserto, dai commissari francesi e inglesi, proprio nel momento in cui si diceva: adesso lì andremo noi, e non sono stati lungimiranti, indubbiamente. Adesso intanto le faccio vedere un filmato su come si arriva alla battaglia dei Dardanelli. Per ovviare alla situazione di stallo che si è affermata sui vari fronti, i generali dell'intesa iniziano, nei primi mesi del 1915, a studiare i piani per un'azione nei Dardanelli. Gli inglesi cercano di convincere prima i russi e poi i greci a impiegare i propri uomini, promettendo l'appoggio massiccio della marina. Entrambe le ipotesi tramontano presto, ma molti, in testa il ministro della Marina, Winston Churchill, restano convinti della necessità di forzare lo stretto dei Dardanelli in modo da raggiungere Costantinopoli e costringere il sultano alla resa.
Si arriva così a battezzare l'idea di un'operazione affidata esclusivamente alle forze navali inglesi e francesi. Churchill è convinto che la sola vista delle temibili imbarcazioni da guerra della Royal Navy davanti alla capitale basterà a gettare nel caos la Sublime Porta, come veniva chiamato il governo dell'Impero Ottomano. Dunque, l'operazione sui Dardanelli si conferma come la più logica e semplice strategia per dare una svolta decisiva alla guerra. Ma la battaglia dei Dardanelli deve ancora cominciare. Ada Nardacchione. Beh, indubbiamente questo filmato evidenzia quello che era l'approccio dell'Inghilterra, ovvero che basandosi su quella che è stata la concezione di un impero malato, si pensava di arrivare lì semplicemente con la corazzata e di vincere in un brevissimo tempo l'impero ottomano, che appunto è stato tremendamente sottovalutato, e forse questo è stato una delle ragioni della sconfitta. In quanto tempo pensavano di vincere gli inglesi la battaglia dei Dardanelli, secondo lei? Pensavano che non ci fosse neanche una battaglia dei Dardanelli. Di andare là a prenderseli e portarseli via. Mi viene in mente adesso, lei menzionava appunto le corazzate, mi viene in mente che, come dire, l'Europa usciva dall'epoca della diplomazia delle cannoniere. Si chiamava così, no? Quando negoziavi con un paese, non si diceva ancora del terzo mondo, ma con un paese che disprezzavi, la grande potenza europea, o anche gli Stati Uniti, mandava un paio di navi da guerra davanti alla costa, davanti ai porti. Bastava mandare due navi da guerra e quelli si spaventavano, e la Turchia se la immaginavano allo stesso modo. Ma era lecito immaginarsela così. È vero, lei ha ricordato prima, la Turchia, l'Impero Ottomano veniva fuori da una serie di sconfitte notevoli, ma addirittura pensare che la loro capitale, il loro centro più importante, dicessero prego, accomodatevi, non era un po' megalomania? Non avevano capito cosa stava succedendo in Turchia, perché, come dire, quella è l'epoca dei nazionalismi, e va bene. E allora gli inglesi dicevano, gli arabi non vogliono più essere soggetti ai turchi, li aiutiamo, mandiamo Lawrence d'Arabia, creiamo l'Arabia Saudita. Altra cosa non so quanto lungimirante, ma insomma comunque l'hanno fatto. Ecco. Non hanno però pensato che anche i turchi come nazione erano ormai imbevuti di questa idea, non hanno pensato che c'era un nazionalismo turco che stava nascendo dentro l'impero ottomano e che sotto, come dire, il guscio in decomposizione dell'impero ottomano c'era un nocciolo duro, cioè uno stato turco che stava nascendo. I turchi non l'avrebbero mollata probabilmente Costantinopoli. E è tutto riconducibile a Churchill, a Winston Churchill. È un caso unico nella storia di una grande personalità che è protagonista sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale teniamola da parte perché è l'eroe da tutti riconosciuti, ma nella prima, seguo il filo del suo discorso, commette un clamoroso errore di sottovalutazione. E infatti si gioca la carriera. Churchill è uno di quei politici di lungo corso che più di una volta sono spariti e sembravano finiti e poi sono tornati fuori. Churchill, a 40 anni era primo lord dell'ammiragliato, che vuol dire ministro della marina, in un paese come la Gran Bretagna, dove la marina era tutto. Quindi era uno degli uomini più potenti, più conosciuti del regno, e fa questa stupidaggine che poi sembrava un'idea brillante invece, ma insomma va a finir male. È sfortunato, di colpo la sua carriera è distrutta, perché, come dire, dalla sua geniale idea è uscita una catastrofe. Nessuno nel 1916 avrebbe immaginato che 25 anni dopo quell'uomo avrebbe governato l'Inghilterra. E siamo al secondo capitolo, inizia in mare lo scontro tra le potenze. Marzo 1915. Sei corazzate britanniche, quattro francesi e numerose altre navi d'appoggio si dirigono verso i Dardanelli. La battaglia sta per avere inizio. Sulla carta la disparità di mezzi è così grande che nel comando turco qualcuno ha l'idea, che si rivelerà efficace, di installare finte batterie di artiglieria costruite con tubi di metallo.
Nei giorni precedenti, massicci bombardamenti mettono fuori uso i forti all'imbocco degli stretti, mentre quelli interni vengono neutralizzati in sole 3 ore. Tutto sembra andare per il meglio, ma c'è qualcosa che gli inglesi non hanno calcolato. Pochi giorni prima, lungo la riva del forte di Çanakkale, il vaporetto turco Nusret ha posizionato numerose mine. I convogli alleati, ignari, ci passano sopra. È il disastro. 3 delle 10 corazzate, la Irresistible, la Ocean e la Bouvet, colano a picco. Altre 2, la Gauloise e la Inflexible, sono messe fuori uso. In termini di vite umane, il bilancio delle perdite è di 620 vittime francesi e 47 inglesi. L'artiglieria ottomana è rimasta pressoché intatta. Tra i soldati dell'esercito del sultano, le vittime sono appena 3. Da Londra, Churchill chiede che l'attacco navale riprenda con maggior vigore, ma gli alti comandi fanno un'altra scelta. Truppe di terra attaccheranno le truppe ottomane e si fermeranno solo dopo aver occupato l'intera penisola di Gallipoli. Churchill, contrario, rassegna le dimissioni da ministro della Marina. All'invasione, oltre ad inglesi e francesi, prenderanno parte contingenti neozelandesi e australiani. A chi si mostra perplesso sull'utilizzo di queste truppe, fino a quel momento mai utilizzate in maniera così massiccia, il ministro della guerra, Lord Kitchener, risponde che per loro si tratterà di una crociera nel Mar di Marmara. Vede Camillo Andreassi, questo perfetto filmato ci racconta che gli errori non possono essere tutti ricondotti a Churchill, probabilmente qualcun altro fece dei calcoli sbagliati. No, infatti mi viene da pensare che comunque si legge sempre sui libri di storia che gli errori furono anche da parte di un servizio probabilmente, cioè errori da parte di servizi di spionaggio e anche dell'utilizzo di cartine geografiche non aggiornate o comunque insomma imprecise. E mi fa strano pensare una cosa del genere per una potenza esperta, evoluta come la Gran Bretagna. Sì, diciamo che è anche facile fare il nostro ruolo di storici che poi rilevano gli errori commessi. In guerra tutti fanno errori, continuamente. Ma questi non le sembrano clamorosi? Cioè, clamorosi andare in uno dei posti, tra l'altro un posto mitologico, non è che i Dardanelli fossero stati scoperti in quel momento. Andare con delle navi, farsi bombardare, chiamare degli australiani e dei neozelandesi a combattere in zone che presumibilmente non conoscevano e subire una sconfitta che è destinata a rimanere nella memoria dell'Inghilterra. No, ma infatti, come dire, l'hanno pagata carissima a tutti quelli che sono stati coinvolti in questa faccenda. Dopodiché, sì, vista oggi, sono gli errori tipici di una grande potenza molto sicura di sé, che però ha puntato tutto, come dicevamo prima, sul dominio dei mari. Il comando inglese ha mandato le navi convinto che sarebbero passate. Quando si fermano contro le mine, contro le batterie turche, e la marina non ha più voglia di perderne altre, perché queste navi hanno un costo stratosferico, ecco, e non sono tanto i morti, 600 morti nella prima guerra mondiale, ma arrivano tutti i giorni 600 soldati in trincea. Sono le navi che costano. E allora si decide di sbarcare truppe, salvo che invece quando si tratta di combattere sulla terraferma, l'impero britannico non ha un grande esercito, deve far ricorso appunto agli australiani, agli neozelandesi per mettere insieme poche divisioni. Questo era il senso della mia domanda. Era come se la prima guerra mondiale, ci fosse una prima guerra mondiale di serie A che veniva combattuta in Europa, e per gli stessi inglesi una guerra mondiale di serie B che veniva combattuta lì, per la quale si chiamava a combattere meno soldati inglesi e più australiani, neozelandesi. Per carità, nessun intento razzista, però è un fatto che gli australiani e neozelandesi ancora se la ricordano Gallipoli, dedicano film, letteratura, perché per loro è un dramma, forse uno dei più grandi drammi della storia. Sì, è una tragedia nel vero senso della parola, perché viene immolata una generazione di giovani. No, l'Australia, la Nuova Zelanda, noi pensiamo a paesi immensi, ma non ci stava nessuno.
Quindi gli abitanti erano molto pochi, gli abitanti bianchi di quei paesi. Tra l'altro vanno tutti volontari. E sono tutti volontari. C'è una gara ad andare non a combattere. Non c'è la coscrizione nell'impero britannico ancora, che è il motivo per cui hanno un esercito così piccolo. E quindi devono raschiare il fondo del barile appunto dappertutto. E questi vanno a farsi ammazzare in una guerra che a quell'epoca la Gran Bretagna aveva presentato come una crociata, più degli altri. Anche sui manifesti tedeschi o francesi si vedono cavalieri medievali che si battono contro il nemico, ma la retorica dell'Inghilterra, che è ancora l'Inghilterra vittoriana, anche se Vittoria è morta da qualche anno, in quegli anni è veramente una retorica di crociata. E questi quindi vanno a farsi ammazzare in un'impresa che poi si rivela disastrosa, che all'epoca gli hanno venduto come una crociata e che oggi, per forza di cose, un australiano o un neozelandese si chiede: ma cos'è stato? Che senso ha avuto? E quindi c'è questo senso di tragedia, proprio come una cosa da cui non si può uscire. Benissimo, professore, le faccio vedere la seconda parte di questo filmato sulla fase seconda e conclusiva della battaglia degli stretti. ...25 aprile 1915... inizia la fase 2 della battaglia dei Dardanelli. Il piano prevede un attacco condotto su due direttrici, una a sud, a Capo Helles, e un'altra a nord, in direzione della città di Maidos. L'intenzione è di stringere i difensori in una morsa, costringendoli alla resa. Il primo sbarco avviene per errore 1,5 chilometri più a nord del previsto. Nonostante ciò, le truppe alleate prendono terreno e avanzano senza quasi incontrare resistenza. Il giovane tenente colonnello Mustafa Kemal, il futuro Ataturk, comandante della 19ª divisione di stanza nella penisola di Gallipoli, ordina ai suoi soldati di combattere a oltranza. Poi, con un piccolo drappello, sale su un crinale e da lì bersaglia senza sosta i soldati neozelandesi e australiani che cercano di avanzare. Intanto più a sud, nell'altra zona di sbarco, sono le mitragliatrici e l'artiglieria a flagellare i soldati alleati che tentano di prendere terra. In pochi giorni, tra gli assalitori, le vittime sono 20.000. Altri due tentativi di sfondamento, tra maggio e giugno, vanno sostanzialmente a vuoto. Ma gli alleati non mollano e il 6 agosto, con lo sbarco nella baia di Suvla, cercano di sbloccare la situazione. Gli ottomani resistono e riescono infine a passare al contrattacco. I combattimenti proseguono fin quando nei primi giorni di dicembre arriva un drammatico ordine di evacuazione. Dopo circa 9 mesi di scontri, i morti si contano a decine di migliaia. Professor Barbero, abbiamo visto il volto di Kemal Ataturk, il protagonista della futura rivoluzione turca. Qualcosa che mi suggeriva il filmato, che una delle forze in quel momento della Turchia è che anche Ataturk, che pure era su posizioni già allora critiche nei confronti della struttura dell'impero ottomano, però si batte come un leone, è l'eroe di questa battaglia. In fondo la sua rivoluzione successiva troverà forza, linfa, alimento nel fatto di essere stato il protagonista del giorno in cui schiacciarono Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda. C'è una morale che si può trarre dalla storia, che quando uno è in opposizione, è critico, a volte può trarre vantaggio dall'essere leale alla causa contro la quale si batterà domani. Sì. È così? Ma è così, anche perché in quel momento in Turchia c'è un senso di fortissima unità, in realtà. I turchi hanno un gran bisogno di una vittoria, hanno un gran bisogno di un eroe, e in questo senso tutte le componenti sono ugualmente mobilitate. Ataturk è o diventerà dopo un politico laico che eliminerà ogni traccia di Islam dalla vita pubblica della Turchia, ma in quel momento il sultano ha proclamato il jihad, e per i soldati di Ataturk, che sono Mustafa Kemal si chiama ancora in quel momento, Ataturk che vuol dire padre dei turchi, è il cognome che si inventerà lui in seguito, per i soldati di Mustafa Kemal, che sono contadini analfabeti, essere turchi ed essere musulmani
e combattere per il sultano e per l'impero contro i barbari occidentali che vogliono invaderci, ecco, è tutt'uno. Poi si può distinguere chi in seguito vorrà una Turchia laica e invece l'elemento religioso, il sultano che verrà cacciato via da Atatürk, ma in quel momento la Turchia ha un bisogno disperato di unirsi e lui, vincendo quella battaglia, costruisce il suo futuro. Insomma. Ma bellissima questa storia del ruolo della Turchia e di quello che avviene in Turchia, nell'impero ottomano, nella prima guerra mondiale. Bisogna pensare che i turchi in quel momento stava andando male tutto. Perché loro combattevano anche contro i russi nel Caucaso e un'intera armata turca era morta praticamente di fame e di freddo nel Caucaso nell'inverno 14-15. Combattevano contro gli inglesi. È probabile che gli inglesi facessero quell'operazione per disimpegnare i russi, per collegarsi con i russi sì. e far diminuire la pressione sui russi. Certamente. E comunque poi pensi all'altra, all'altra epopea che abbiamo già citato di Lawrence d'Arabia. Anche lì, pochi eroici inglesi aiutano un intero popolo, gli arabi, a liberarsi dai loro oppressori, i turchi, che puntualmente sono sempre malvagi, corrotti e così via, no? Nella storia di Lawrence d'Arabia. E quello è un altro mito che noi abbiamo accettato in pieno. In pieno. E Giulio Lupari, prima, mentre guardavamo il filmato, mi ricordava che in quello stesso momento stavano i turchi, stavano sterminando gli armeni. Era una cosa che lei ricordava per aver studiato questa vicenda. E al giorno d'oggi c'è anche da dire che la Turchia ha spostato la data della commemorazione della battaglia di Gallipoli e l'ha fatta combaciare, diciamo, quello del genocidio degli armeni, la data che noi siamo per ricordare il genocidio degli armeni. Quella forse per nascondere questo quasi genocidio, perché come sappiamo, diciamo, è una delle cose ricorrenti che sono state rimproverate ai turchi e che i turchi ad oggi ancora non ammettono, almeno non l'ammettano nella dimensione del genocidio. Sì, no, questo di nuovo è interessante perché ci fa vedere come sono complicate le cose, che noi vorremmo invece semplificare, e invece sono complicatissime. Certo, l'impero ottomano si è assunto in quel momento una responsabilità di prendere una decisione che magari poteva sembrare simile a cose che stavano facendo anche altri, perché anche gli austriaci deportavano ebrei dalla Galizia, i russi, ecco. Però gli ottomani decidono di farla finita con una nazionalità che considerano nemica e che in realtà in parte è nemica, gli armeni cristiani molto legati alla Russia. Ne esce quello che a noi oggi sembra un genocidio, e il fatto che la Turchia di oggi si ostini a dire no, non è stato un genocidio, a noi ci inquieta molto. Poi naturalmente se uno va a vedere, il genocidio è stato compiuto in parte dall'esercito turco e in parte dalle tribù curde, le quali invece per noi oggi sono di nuovo i buoni perché combattono contro l'ISIS. Ecco, uscire dal nostro punto di vista e vedere le cose passato globalmente e presente, questo è il nostro compito, di vedere le connessioni. E io intanto la ringrazio per questo punto di vista che ci fa capire, adesso guarderemo il terzo capitolo della nostra storia, ma ci fa capire come uno dei centri della prima guerra mondiale, forse non minore per importanza di quello europeo, fu appunto quello dei Dardanelli e di ciò che c'era intorno. Ma il terzo capitolo che noi andiamo a vedere è la memoria della battaglia. Con l'abbandono dei Dardanelli svanì ogni speranza di riprendere contatto con la Russia e di porgerle aiuto diretto. Finalmente il prolungarsi del conflitto doveva riuscire fatale alla Russia, la quale non era in grado di resistere a quella guerra di esaurimento che si veniva a imporre come l'ultima parola e la suprema saggezza della scienza militare, mentre la sua caduta doveva aprire una voragine destinata a inghiottire milioni di vittime. Le conseguenze di questi avvenimenti peseranno ancora per lunghi anni sui figli dei nostri figli. La fine della campagna dei Dardanelli segna la fine del secondo periodo della lotta. In terra non rimaneva ormai nessun'altra possibilità all'infuori della guerra di esaurimento, che dagli eserciti si estendeva rapidamente alle intere nazioni. E la vittoria che otterranno per questa via 3 anni più tardi riuscì, in ultima analisi, poco meno rovinosa di quanto non lo fosse per i vinti.
Sono filmati toccanti che mi fanno venire in mente una cosa. Austriaci e tedeschi erano alleati dell'impero ottomano, eppure la loro propaganda per quella vittoria fu pari a zero. Nessuno in Europa seppe adeguatamente di questa sconfitta. E fu quasi un caso clamoroso che invece gli sconfitti crearono un'epopea. Vedi che anche nei film che abbiamo trovato, guardi, le assicuro che la ricerca è stata fatta in tutti gli archivi, sono filmati di Winston Churchill, degli soldati inglesi. Come mai nella guerra delle comunicazioni, secondo lei, tedeschi e austriaci, e soprattutto i tedeschi, che erano un popolo, la Germania, avanguardia dell'Europa, erano così indietro rispetto agli inglesi? Ma io non so se erano anche indietro, indubbiamente, come lo saranno anche nella Seconda Guerra Mondiale, a livello di propaganda, a livello di spionaggio, in tutti quegli ambiti lì i tedeschi erano meno in gamba di quanto non fossero invece nel combattimento sul terreno. Però bisogna anche dire che erano in una posizione difficile, perché essere alleati dei turchi era una cosa di cui ci si vergognava un pochino. Pensi che quando c'è la disfatta di Caporetto e il Friuli e un pezzo di Veneto vengono invasi dagli austriaci e dai tedeschi, innumerevoli testimonianze italiane riprese dai nostri giornali inventano una leggenda che è totalmente falsa, secondo cui c'erano anche truppe turche che partecipavano a questa invasione. E i nostri giornalisti ripetono: i turchi che profanano le nostre chiese. Ecco, non c'è mai stato un solo turco nell'esercito che ha invaso l'Italia dopo Caporetto, allora, ma la propaganda ci batteva. Andiamo invece che dal passato al presente, al passato remoto. Può darsi che in questo agisca nel retropensiero qualcosa che porta l'Europa da sempre A considerare i turchi, i saraceni, i mori, gli islamici, li chiami come vuole, li considera come popoli di serie B? Può darsi che ci sia questo, per cui a essere alleati con i turchi, i saraceni, i mori, gli islamici radicali, ben inteso, c'è sempre un motivo d'onta? C'è a partire da un certo momento, perché un conto è considerarli nemici, dall'epoca delle crociate c'è sono questa nemici. Cosa. Però all'epoca delle crociate io sono stato molto colpito dal fatto che i cavalieri che combattevano contro i turchi poi tornavano a casa e raccontavano: questi turchi sono formidabili, sono bravissimi, non sono come i greci che sono molli e corrotti, bizantini, i turchi sono alla nostra altezza, se solo fossero cristiani. E poi invece a partire, diciamo, dal decollo industriale dell'Europa e dalle grandi rivoluzioni europee, c'è invece la sensazione crescente che non sono neanche più nemici a quel punto, sono soltanto, cito una formulazione che all'epoca era frequente e che a me colpisce molto, sia chiaro che sto citando, innumerevoli volte si diceva gli stupidi maomettani, come se per il solo fatto di essere musulmani si trattasse di popoli inferiori. Avverto lo spettatore, sia chiaro che è una citazione e che il professor Barbero non ha mai pensato agli stupidi musulmani. Possibile? È giusto. Adesso le faccio vedere un filmato su come il ricordo di quella battaglia arriva ai giorni nostri. Poi però c'è un tema che lei ha sollevato, quello di come consideravamo i greci, la Grecia, e su uno strano assente da quella battaglia, appunto la Grecia, ma di quello ne parleremo con i nostri storici del futuro. Per la Turchia, la battaglia dei Dardanelli è un momento fondativo dell'attuale Repubblica e il suo protagonista principe è Mustafa Kemal Atatürk, che dopo aver guidato la vittoriosa difesa contro l'invasore, diventò il leader dell'indipendenza turca. Ma il 25 aprile, giorno della tentata invasione da terra, viene celebrato anche da Australia e Nuova Zelanda, che lo considerano giorno di festa nazionale. Anche il cinema ha dato il suo contributo al ricordo, prima con il film Gli anni spezzati di Peter Weir, con protagonista un giovanissimo Mel Gibson, e poi, qualche anno fa, con l'esordio alla regia dell'australiano Russell Crowe per The Water Diviner, storia di un padre che parte dall'Australia in cerca dei suoi tre figli. Arthur, Harry, Edward Connor erano in servizio nel 7° battaglione. Si sono arruolati insieme.
e sono morti insieme. Tutti uccisi lo stesso giorno, il 7 agosto 1915 a Long Pine. Come spera di poter riuscire a trovarli? I miei ragazzi saranno sepolti a casa, vicino alla madre. Vada a casa, signor Connor. Ada Nardacchione, quel tema che diciamo, la Grecia, lo abbiamo visto nel filmato, non c'è nei festeggiamenti, né positivi, dovrebbero essere positivi, né negativi. È una avversaria storica della Turchia e quella volta, per dirla in modo eccessivamente corrente, si dà la macchia. Ma la Grecia essenzialmente perde un'occasione perché, come visto nel filmato, Nuova Zelanda, Australia traggono una forte legittimazione da questo evento e la Grecia qui perde un'occasione grandissima perché era diventata indipendente da pochissimo e indubbiamente si era sganciata dall'impero ottomano e in queste sorti avrebbe potuto sicuramente cambiare l'equilibrio all'interno del conflitto. Diciamo che io oggi non mi sentirei di criticare la Grecia per essere rimasta fuori dal macello se non fosse che hanno fatto la guerra alla Turchia subito dopo. Appena, questa è un'altra cosa che si ricorda poco da noi, appena finita la prima guerra mondiale scoppia una spaventosa guerra con contorno di pulizie etniche fra greci e turchi e i turchi stravincono. Ma questo lei sa perché? Perché la Turchia aveva perso e allora sembrava di poter dare il calcio dell'asino alla Turchia. E la Grecia, quando era il momento, come ricordava prima Ada Nardacchione, di fare una parte forte in una battaglia impegnativa, si era assentata. Poi, dopo la guerra, quando l'impero ottomano era in pezzi, allora ci provò e ne buscò anche. Infatti, appunto, la Grecia la guerra la perde spaventosamente e siccome ormai gli animi sono inaspriti dopo il macello della Prima Guerra Mondiale, lì ci sono anche appunto stragi di civili, c'è la fine di tutta quella civiltà greca dell'Asia Minore, di Smirne, di Costantinopoli, come c'è la fine, d'altra parte, delle comunità musulmane dei Balcani negli anni precedenti e poi con quella guerra lì. Quindi sì, un altro teatro che, diciamo, in questi anni è stato sorpassato dal Medio Oriente come teatro di orrori e di preoccupazioni, ma che pochi anni fa ci angosciava molto, cioè il teatro dei Balcani, e beh, è tutto cominciato lì, effettivamente, in quel momento. Professor Barbero, io la ringrazio, la invito insieme ai nostri giovani storici stasera a casa mia a rivedere Gallipoli, gli anni spezzati, un film bellissimo, chi non l'avesse visto lo deve vedere, c'è quel giovanissimo Mel Gibson di cui abbiamo già parlato nel filmato, ma non la lascio andare via prima di averci suggerito due o tre libri su questo argomento. Ma non è così facile, non è così facile. È uno di quei casi in cui, secondo me, vedendo un film impari molto di più che da un libro. A meno che noi non possiamo permetterci di dire al nostro pubblico, signori, nel mondo di oggi certe volte bisogna leggere in inglese se si vuole davvero approfondire un argomento. Lo so che è dura, eh? No. Però noi siamo una... come noi dire... passate presente, lo faremo anche in edizione inglese presto, perché ecco, vogliamo allora, farne... in inglese esistono grandi libri di storia militare, come Gallipoli di Alan Moorhead, che però non mi sembra appunto siano tradotti in italiano che ho verificato. E quindi se uno vuole approfondire... tocca leggere in straniero, insomma. E allora leggiamo questo libro e ringrazio il professor Alessandro Barbero, ringrazio altresì Camilla Andreassi, Ada Nardacchione e Giulio Lupari. Come ci ha spiegato Alessandro Barbero, il grande protagonista di questa battaglia, la battaglia dei Dardanelli, è Winston Churchill. In qualsiasi altro paese un uomo che subisce una così grande batosta verrebbe spazzato via dalla politica, soprattutto se, come aveva Churchill a quell'epoca, è un quarantenne, cioè una persona non giovanissima, ma una persona già adulta. Ebbene, invece in Inghilterra non è così, nel senso che l'Inghilterra, dopo la Prima Guerra Mondiale, ha la forza di rielaborare il contenuto di quella battaglia, di capire che non tutta, anzi una minima parte soltanto di quella sconfitta è riconducibile a Churchill, ma il resto ad altri che hanno commesso gli errori, di dare a Churchill una seconda chance. Che seconda chance! Churchill guiderà l'Inghilterra nella Seconda Guerra Mondiale e oggi
l'Europa e il mondo intero lo ricordano come l'uomo a cui si deve la clamorosa, imprevedibile almeno all'inizio, vittoria nella battaglia decisiva per la libertà dell'Europa, quella contro il nazifascismo.